come fai a innamorare l'uomo giusto? L'uomo giusto che hai trovato, diciamo, attraverso la lista che tu hai fatto, saluto anche Para, la lista che tu hai fatto è fondamentale per trovare poi l'uomo giusto, ma adesso devi sedurlo. Intanto, una volta che, è molto importante questo, una volta che tu hai definito, diciamo, la lista delle caratteristiche dell'uomo che ti interessa, devi frequentare degli ambienti dove è più facile trovare uomini con quelle caratteristiche. Io ti direi escludi a priori, diciamo, escludi a priori i social, perché se tu prendi, se tu, diciamo, cerchi di speri, grazie Caterina, se tu, speri di trovare l'uomo giusto nei social, questo è veramente, veramente difficile, è praticamente impossibile trovare l'uomo giusto attraverso i social. Non ci sono, grazie Caterina, non ci sono possibilità, perché i social sono molto dispersivi, cioè se tu speri di trovare l'uomo giusto attraverso i social, devi renderti conto che i social sono molto dispersivi, quindi puoi trovare di tutto, cioè i canali social eventualmente che devi tenere aperti e mai le app di incontri. Devi utilizzare, ringrazio Paranox, devi utilizzare non le app di incontri, ma devi utilizzare eventualmente Instagram, Facebook e basta fondamentalmente. TikTok, ma anche TikTok potrebbe andare, però questo è il punto fondamentale. Dopodiché è molto più facile, però è anche meglio incontrare l'uomo giusto, diciamo, frequentando degli ambienti. Anche perché, diciamo la verità, nei social c'è un problema legato alle distanze. Magari trovi l'uomo giusto, ma che sta a 500 km di distanza da te, automaticamente diventa quello sbagliato. Quindi, anche perché qua non ha tanto senso, no? Avere una relazione con una persona che abita lontano, perché se sempre se il tuo obiettivo è avere una relazione stabile, una relazione che possa portare a una convivenza, qualcosa del genere, devi trovartelo, non dico sotto casa, ma entro 20, 30, 40 km, insomma, non di più. Quindi, grazie Caterina, quindi è molto importante che tu ti vai a cercare, diciamo, l'uomo giusto, che te lo vai a cercare, vicino a te, quindi frequentando ambienti dove è più probabile trovarlo. Quindi devi uscire. Tra l'altro, il fatto di uscire a frequentare degli ambienti, è molto importante perché ti permette di fare tante conoscenze, no? Quindi, ma gli ambienti giusti però, perché se tu vai, cerchi una persona che possa avere caratteristiche, le caratteristiche, diciamo, che ne so, di essere una persona di classe, di qualità, e poi non lo trovi nella balera di seconda mano, della tua città, oppure nel posto, diciamo, latinoamericano, dove trovi soltanto cubani, eccetera. Poi, per quanto riguarda la distanza, certo, uno si può trasferire, eccetera, ma se tu conosci uno nei social che abita a 500 km di distanza, già è complicato vedersi. Cioè, un conto è se tu conosci una persona da tempo, ma fare una nuova conoscenza, tanto vale conoscere uno vicino a te. Questo è evidente, no? Perché altrimenti la strada parte già in salita. Una nuova conoscenza di uno che sta a 500 km di distanza non ha nessun senso. Quindi, una volta che tu hai definito il target, frequenta gli ambienti dove è possibile trovarlo e ne conoscerai diversi. Devi prenderne in considerazione tre alla volta, cioè non devi mai conoscere un uomo solo con quelle caratteristiche che potrebbero andare bene per te, ma devi conoscerne tre. Perché conoscendone tre, hai più possibilità di effettuare triangolazioni, hai più possibilità di
effettuare, diciamo, di non avere grandi investimenti emotivi da subito. Perché è ovvio che se ne conosci solo uno, il rischio è che, ed esci solo con uno, il rischio è che inizi a pensare, questo è l'uomo giusto, ma se poi mi lascia. No, invece devi trovarne altri due, necessariamente altri due, quindi ce ne devono essere tre. Poi magari uno può piacerti di meno, uno può piacerti di più, però intanto non è tanto importante l'aspetto fisico, cioè che deve ovviamente piacerti, ma non deve essere un fatto, come dire, assoluto secondo me, perché se punti soltanto sull'aspetto fisico è quello che è un bell'uomo, diciamo, anche se è uno stronzo, te lo prendi, come dire, la bellezza passa, ma la stronzaggine resta, pensa a questo, no? Cioè, ma lo stesso discorso vale per una bella donna nei confronti di un uomo, no? Se c'è una bella donna, ma stronza, poco disponibile e tutto, tieni presente questo, che la bellezza passa, ma la stronzaggine resta, anzi, è probabile che la stronzaggine aumenti. Quindi, tanto vale una meno bella, ma che abbia le caratteristiche che vanno bene a te. Tanto vale meglio un uomo meno bello, magari un po' più basso, un po' più grassoccio, che ne so, senza capelli per dire, è piuttosto che uno alto, bello, atletico, ma che poi è figlio di mignotta, insomma, e questo è un qualcosa che devi tenere, devi prendere in considerazione. E poi, tra l'altro, tieni presente questo, che uno meno bello avrai più facilità nel conquistarlo normalmente. Non è sempre detto che sia così, però ci sono, grazie Caterina, però ci sono possibilità che uno meno bello tu possa conquistarlo più facilmente. Questo perché, essendo meno bello, ha meno accesso alle donne, quindi ha più capacità. Per sedurlo, cosa devi fare? Beh, devi semplicemente presentarti, esibire la tua femminilità, perché le donne che seducono sono le donne femminili, non sono le donne mascoline. Purtroppo, poi ci saranno anche gli uomini che preferiscono le donne mascoline, ma devi esibire la tua femminilità, che non significa mignottaggine, significa femminilità, non mignottaggine, e basta praticamente. Esibire anche la tua cultura. Ti conviene avere una cultura se cerchi un uomo di qualità, perlomeno saper coniugare i verbi. Io alle volte vedo messaggi scritti di persone che mettono l'H dove l'H non ci va. Oppure non mettono l'H dove invece l'H ci andrebbe, non sanno coniugare un congiuntivo, non sanno usare un soggetto, verbo, complemento, oggetto. Insomma, a meno che tu non sia straniera, allora vuol dire che la tua lingua madre è un'altra, ma chi è lingua madre italiano dovrebbe avere perlomeno la padronanza della lingua, perlomeno un po' di cultura. E questo è un altro fatto fondamentale. Un altro parametro che secondo me va preso in considerazione, ma non tantissimo, è la sessualità. Cioè, perché tende a confondere un po', se tu ti trovi, che ne so, Rocco, per dire, e ti innamori perché questo ti produce piacere fisico, eccetera, va bene, va tutto bene, ma ci devono anche essere le altre caratteristiche. Se no, questa secondo me è una di quelle. Certo, deve essere uno che più o meno ti piace, ma non puntare troppo sulla sessualità, perché anche la sessualità è una di quelle cose che si esaurisce abbastanza rapidamente, no? Quindi meglio uno che è più tranquillo, magari da quel punto di vista lì, con meno, diciamo, performance, però che abbia le caratteristiche che te vanno bene, le caratteristiche logico-razionali. È ovvio che ci deve essere poi, una volta che tu hai, diciamo, hai esibito la tua femminilità, vedrai che se hai esibito la tua cultura, hai esibito le tue caratteristiche, hai capito anche che i suoi valori sono abbastanza simili ai suoi, quindi ci sarà già di fatto un'affinità, vedrai che questa persona ti cercherà, ti inviterà, eccetera, allora non devi semplicemente, non devi fare l'errore di smollargliela subito. Tieni presente che prima di dargliela un uomo deve chiedertela, cioè non è che puoi darla a qualcuno che neanche te l'ha chiesta. Prima te la deve chiedere, dopo che te l'ha chiesta gliela puoi dare e dandogliela potrai ottenere dei risultati interessanti, perché nel momento in cui tu gliela dai,
diciamo, dovrai poi fare un po' di giochini, mettere dei vincoli prima di dargliela. Quindi lui dovrà fare degli investimenti su di te. Tieni presente che più investimenti farà su di te, più si coinvolgerà. Questo è un po' un qualcosa di fondamentale. Quindi, questo è la base, fondamentalmente. Segui questa indicazione e vedrai che troverai sicuramente l'uomo giusto, l'uomo che fa per te. Ovviamente seguimi su Instagram.